Bellissima rimonta del Modena dell'altro giorno, una gara che ha dato entusiasmo a tutto il gruppo, a tutto l'ambiente e si torna già in campo, però non c'è spazio nemmeno per respirare, c'è la Ternana. Sì, Ternana, squadra difficile, squadra importante anche lei, però non stiamo bene fisicamente, insomma andiamo a giocarcela, insomma, contro una squadra che ha degli ottimi giocatori. È una partita come tutte le altre della Serie B, come sai benissimo, il campionato di Serie B è un campionato strano, poi una dietro l'altra, è chiaro che ci può qua sentire la stanchezza o no. Comunque stiamo bene, vogliamo far bene, dare continuità ai risultati. Hai finalmente trovato i gol di Ferrari, che lo aspettavamo tutti da tempo, una squadra che ha recuperato anche altri uomini e un rush finale importante per il Modena. Sì, abbiamo recuperato Nicola, ci tenevo perché è un giocatore che ha pagato fin troppo questi infortuni, d'altronde ci stanno, sta dando un attimino continuità. Speriamo che continui in questa maniera, insomma, perché il calcio, come sai, è spietato, si va sempre avanti. D'altronde, non soltanto il calcio, credo tutti, al di là di questo, però ha fatto vedere che ha grande qualità e appena recupera lui ha corsa, ha possesso, sa anche vedere la porta, insomma. Ecco. È tornato anche il Modena che negli ultimi momenti della partita è efficiente e vince le partite. Beh, sono tornati, anche la condizione è importante, sono tornati giocatori importanti come non abbiamo più infortunati, al di là di Salifu e di Acostini, il resto sono tutti bene, insomma. Ecco. Domani rivedremo la formazione che ha chiuso la partita, magari con Ferrari in campo dal primo minuto. Indubbiamente Ferrari deve avere continuità e credo che un allenatore ha il dovere di dare fiducia, no? Io credo che ha bisogno, e io spero che lui faccia un'altra grande partita. 30 punti o qualcosa di più dopo la fine del 2014? Ma io adesso ci abbiamo una partita, ecco, già dobbiamo pensare una alla volta, dobbiamo pensare che è una trasferta difficile, poi vediamo un attimino. Per te è un po' un derby? No, un derby, beh, io sono perugino, ho molto rispetto, della Ternana, ma per me non è derby, insomma, il derby mio era col Carpi. Nel dettaglio, come valuta il campionato della Ternana? Beh, come valuto? Onestamente, guarda, ho avuto tanti problemi miei e cerco di valutare i miei. È una squadra che secondo me ha ottimi giocatori, è un bravissimo allenatore, è ovvio che il campionato di Serie B è un campionato un po' strano, ecco, tra virgolette. Ferrari e Nardini hanno portato in spogliatoio i pasticcini per festeggiare le loro prime reti. Però io non li ho mangiati. Sei rimasto dopo. Sono rimasto dopo. Beh, almeno un pasticcino me lo potevano Sì, dare. Però al di là infatti. di questo non mi interessa, insomma, al di là della battuta, credo che la cosa più importante è che loro facciano il lavoro, quello che gli chiedo, e sono due giocatori importanti. Nardini poi era il primo gol che faceva dopo 7 anni, insomma, credo che è un bel, per tutti i sacrifici che sta facendo, sia lui che Ferrari. A proposito di cibo, le chiedo se c'è un programma particolare tra Terni e la partita con Latina, dato che in mezzo c'è il Natale, magari c'è un numero di tortellini contingentati per i giocatori. Ma no, non credo, i tortellini sono così buoni che bisogna mangiarli. D'altronde siamo a Modena, insomma. Io credo che dobbiamo mangiarli e mangiarli. Scusate il gioco di parole. Dobbiamo essere determinati che non è una partita facile domani. Mister, una vittoria.